Ci stiamo avviando a una stagione europea particolarmente impegnativa. Due fronti fondamentali. Un fronte nazionale, in cui siamo impegnati nella spesa del Next Generation, quello che noi conosciamo come PNRR, e contemporaneamente sull'impiego dei fondi della programmazione ordinaria. Queste due cose vanno assolutamente coordinate, anche perché hanno scadenze avvicinate. Per realizzare questi obiettivi sono importanti due cose fondamentali. Il primo, un'alleanza strutturale fra pubblico e privato. Non ci deve essere una competizione, ma ci deve essere un'alleanza. La seconda, un'alleanza generazionale, l'alleanza fra le generazioni dei più giovani e dei più grandi. Questo è fondamentale, deve configurarsi una sorta di staffetta. Durante la staffetta i due corridori per qualche secondo, per 10, per 20 metri, corrono appaiati e si scambiano il testimone. Deve succedere la stessa cosa. Tutte le speculazioni giornalistiche che tendono a dividere le generazioni sono cose che fanno male all'Italia e fanno male all'Europa. La seconda sfida è la sfida per le elezioni europee, va affrontata in maniera completamente diversa dagli altri anni. Bisogna avere delle elezioni europee informate, bisogna fare una politica informata verso i giovani e anche verso i più grandi. Le tematiche che vanno affrontate sono tematiche esclusivamente europee, non possiamo fare la politica della fontanella o delle singole bagarre comunali o regionali. Quindi teoricamente, per quanto riguarda le istituzioni comunali, provinciali e regionali, bisogna dare un'informazione equilibrata su quelle che sono le singolarità, le peculiarità e le funzioni del Parlamento europeo. Per quanto riguarda invece i partiti, questi possono chiaramente fare politica e possono chiaramente fare affidamento a tutto quello che è il loro background e fare esercitare una operazione di voto a loro favore. Però devono farlo su tematiche europee, su direttive, su regolamenti e non su cose locali. Soltanto con tutto questo noi potremmo vincere la sfida. È chiaro che questa è una sfida aperta a tutte le associazioni, a tutte le società, a tutti i comuni, province, regioni, tutte le istituzioni che da gennaio in poi si vorranno legare a questo progetto per arrivare finalmente a giugno con un paese all'altezza del ruolo che da sempre ha nell'Unione Europea.